Stato non è in grado da solo di reggere se non c'è una solidarietà internazionale anche su questo. Noi continuiamo, in Italia abbiamo fatto una battaglia, Presidente, per istituire una parte della magistratura dedicata specificamente al tema della droga, di tutto questo, problemi legati alla criminalità organizzata. Non, perché non è un problema di un territorio, è un problema nazionale e internazionale. E se non ci sono investigazioni internazionali, se non ci sono leggi omogenee che consentano, io chiedo un'estradizione, io chiedo una rogatoria, io chiedo, se non ci sono leggi comparabili, io sono debole e le indagini internazionali sono poche e sono tutte, cadono nella frammentazione. C'è il problema della produzione, c'è il problema delle reti internazionali di commercio che sono reti con un nostro amico, suo colombiano in Italia, nella mia università stiamo studiando il tema delle reti criminali transnazionali e come queste si intrecciano. Ecco, il merito del suo libro cos'è? Quello di rompere un tabù. Noi stiamo fermi dentro il criterio del proibizionismo. Vabbè, abbiamo risolto il problema e ci mettiamo la coscienza tranquilla. Questo è il punto che in questo momento culturale che va affermato. Il suo libro dà un contributo straordinario, io lo farei leggere. Perché? Perché rompe questo tabù e dice non c'è la contrapposizione, c'è una necessità di guardare i problemi e di trovare soluzioni. Certamente un passaggio non è semplice e non è chiaro se non lo studiamo bene nelle misure che attuiamo, perché ci deve essere l'alternativa, devo passare dalla repressione penale al consumatore a forme di prevenzione, ma queste cose devono funzionare, perché questo è il punto della situazione. Noi spendiamo tanti soldi in una direzione, abbiamo nel nostro paese una quantità di giovani in carcere in questa situazione, nelle condizioni delle carceri che abbiamo, di sovraffollamento enorme, e noi siamo tranquilli, cioè una coscienza superficiale. E anche se lei assistesse ad alcuni dibattiti anche televisivi, sono una contrapposizione di principio. Lasciamo da parte, vediamo in concreto cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare in questo terreno qui. Ecco, io vado, Luis, ho finito e vi chiedo scusa, ho voluto soltanto fermarmi su questo punto e dire, perché di un libro bisogna cogliere la funzione. Lui non è un professore o uno scienziato soltanto, è un politico che si è posto nella sua vita il problema di cambiare le cose, non di soltanto contemplarle come può fare un professore. Un professore fa, guarda e poi dice voi agite. No, lei si è rimboccato le maniche e prima di questo, di scrivere un libro, ha fatto un'azione e accompagna la sua azione con una riflessione scientifica, rigorosa. Ecco, io questo è il passato, un libro non si può dire perché bisogna leggerlo.
stimolarlo a leggerlo, a comprarlo e a leggere, perché se le presentazioni hanno un senso solo per stimolare qualcuno a comprare il libro, a leggerlo e a riflettere, perché se no, e abbiamo detto così, passato amabilmente del tempo, ma l'obiettivo è ma nel senso preciso, perché io dico questo libro serve a stimolare un dibattito. E quando Luisa ha detto bisogna fare, Elida, su questo fare anche una riflessione, uno stimolo, non schierandosi a priori per fare io sono il difensore del, sono il difensore della liberalizzazione in questo, ma dove, come, in che dimensioni, eccetera. Quando lei affronta tutto il tema delle droghe sintetiche e dei precursori, cioè dico in quello, e lo pone, e questo pone a noi europei tantissimi problemi su cui non voglio fare, perché ciascuno tende a scaricare all'altro le responsabilità. Questo straordinario Papa che abbiamo ereditato da voi, dall'America Latina, come dono veramente non solo alla Chiesa ma al mondo in questo senso, ha detto una cosa terribile. Dice: noi viviamo nella globalizzazione dell'indifferenza. Ciascuno dice l'emigrazione è problema tuo, è problema dell'Europa, è problema del mondo, è problema della polizia, è problema di questo, è repressione. E ognuno, dicendo che è dell'altro, si è scaricato le mani e ha chiuso il suo ruolo e la sua funzione. Questa è la crisi della politica, e la politica della deresponsabilizzazione, cioè non dell'assunzione di responsabilità. Quando lei apre una strada nuova si assume responsabilità, ci avrà tanti che le diranno delle cose per principio e lei deve continuare nella sua battaglia. Grazie Presidente. Bene, ahora tenemos algunos minutos, un espacio en el caso de tengan alguna pregunta o alguna sugerencia que hacer. Yo le pido por favor que se presenten. Sí, ahora llega el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Chiedo scusa, no parlo bene l'italiano, farò la mia domanda in español. Bienvenido, presidente Samper. Soy Sandra Ponce de la Embajada de Honduras. Y bueno, me place mucho tener la oportunidad de felicitarlo por su propuesta y además plantearle dos cuestiones. La primera tiene que ver con algo que usted afirmó de que el problema